Professore, i giovani di oggi sottovalutano l'attesa, la ritengono una perdita di tempo. Invece l'attesa è preziosa perché ci consente di parlare e quindi di conoscerci. Quindi secondo voi noi dovremmo essere grati alla caffettiera napoletana che ci mette più tempo per far scorrere il caffè? Ma certamente. D'altra parte voi me ne insegnate, tutto scorre. Pantarei! Grazie.